Fare video su YouTube è una delle mie più grandi passioni, così come lo è la crescita personale. Nel 2018 ho quindi deciso di aprire questo canale proprio sulla crescita personale, coniugando quindi queste mie due grandi passioni in un colpo solo. Nel corso di questi 3 anni insieme ho caricato più di 200 video proprio inerenti alla crescita personale, anche se, a onor del vero, ho iniziato ad essere più costante solo a partire dal 2021. E ora posso dire che finalmente i primi grandi risultati si stanno facendo vedere. E di questo non posso che ringraziarvi tantissimo, davvero sono felicissimo di quello che stiamo ottenendo e non posso fare altro assolutamente proprio che dirvi grazie. Salve a tutti, io sono Christian e benvenuti o bentornati su questo canale YouTube in cui tratto svariati argomenti come la gestione del tempo, consigli sui libri, morning routine e night routine produttive per arrivare ad essere la migliore versione di se stessi. In breve quindi fornisco consigli di crescita personale. E se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti a questo canale e di attivare la campanellina per non perderti nessun contenuto che può aiutarti nel tuo miglioramento personale. Oltre a questa tipologia di argomenti da trattare su questo canale, però, ho deciso, da questo momento in poi, di trattare nuovi argomenti. E questi sono due. Il dietro le quinte che c'è nella creazione di contenuti, dei miei contenuti per l'esattezza, e la finanza personale che inizierò a trattare a breve, una volta che avrò approcciato meglio lo studio proprio a questa materia così importante. Ma torniamo alla prima nuova tipologia di argomento che voglio portarvi, ovvero quella del lavoro che c'è dietro a tutti i miei contenuti, che siano video qui su YouTube oppure post, reel e stories per Instagram. Qualche giorno fa, proprio nelle stories di Instagram, infatti, vi ho chiesto se vi sarebbe piaciuto se avessi portato dei contenuti proprio inerenti a quello che c'è dietro tutto il lavoro che vedete una volta terminato, quindi, come vi dicevo, i video su YouTube e tutto il resto. E tutti, ma proprio tutti, avete risposto di sì, e quindi eccoci qui con questo video nel quale vi mostro tutto il dietro le quinte dei miei contenuti. Ma partiamo dall'inizio. La prima azione che compio ogni primo giorno del mese è quella di creare il piano editoriale, ovvero un piano dettagliato su quando e quali contenuti pubblicare nel corso del mese. I social che prediligo sono YouTube, nel quale carico 2 video a settimana per un totale quindi di 8 contenuti al mese, e Instagram, dove cerco di portare almeno un post o un reel al giorno, o entrambi se riesco, quindi all'incirca una cinquantina di contenuti per quel che riguarda i post e reel, e in più all'incirca tra le 14 e le 20 stories al giorno. E ho anche un orario fisso, per esempio su YouTube carico il martedì e il venerdì alle ore 18:30, invece su Instagram carico alle 11 i post e all'incirca alle 18:30-19 i reel. Utilizzo trasversalmente anche TikTok, dico trasversalmente perché lì carico gli stessi contenuti che carico nei reel di Instagram, in modo tale da agevolarmi un pochino e utilizzare, visto che il formato è lo stesso contenuto, ma appunto su un social diverso e per un pubblico diverso. C'è infine anche Telegram, che utilizzo da pochissimo, e infatti ti invito ad iscriverti al canale qualora tu non l'abbia già fatto, dove posto i miei articoli come se fosse un blog, ma mi fa sentire più vicino a voi, quindi preferisco proprio questo social piuttosto che creare un blog da zero, quantomeno per il momento, e condivido questi articoli una volta a settimana. E per strutturare quindi questo calendario editoriale devo avere delle idee, e queste idee solitamente le attingo dai libri che leggo, per lo più libri di crescita personale, poiché gli argomenti che tratto sono questi, quindi cerco di portare il più possibile la crescita personale da libri che leggo, quindi con teorie più che affermate, e per dimostrare che io ovviamente le metto in pratica, molto spesso vi porto con me in delle giornate super produttive con sveglia alle 4:30 del mattino. Infatti, oltre all'attività di creatore di contenuti, ciò che svolgo è lo studio universitario, lo studio proprio per la crescita personale, il lavoro part-time al call center e ovviamente il dedicare le giuste attenzioni a chi mi circonda. Una volta trovate le giuste idee per il mio calendario editoriale, è arrivato il momento di realizzare il contenuto. E ciò che faccio in primis è realizzare lo script oppure la scaletta di un video o di un post. Poi preparo l'attrezzatura varia, quindi le luci, il microfono, la videocamera, qualora dovessero esserci anche degli oggetti di, chiamiamoli, di scena, e sono finalmente pronto per registrare il video oppure creare il post. Una volta fatto ciò, esporto tutti i file sul PC e inizio a montare il video. La prima cosa che bisogna fare è, utilizzando una fotocamera e un microfono, sincronizzare le due tracce audio. Fatto questo, inizio a montare il parlato, cioè quello che voi vedete senza effetti. Effetti che poi aggiungo insieme alle grafiche e alle varie immagini di sottofondo per rendere un po' più leggero il video, visto che comunque tratto argomenti generalmente pesanti che necessitano comunque di un buon grado di attenzione, questo lo capisco benissimo, perciò cerco di fare il possibile per
far sì che non vi annoiate. Per fare ciò impiego all'incirca dalle 4 alle 5 ore. E una volta terminato il montaggio, per esempio del video, non finisce lì, poiché devo creare anche l'immagine di copertina e trovare il titolo giusto. E quindi, avendo proprio Photoshop aperto per creare l'immagine di copertina, molto spesso poi, preso dal momento, cerco di creare anche dei contenuti per Instagram, quindi dei post oppure le copertine dei vari reel. E infine carico il mio contenuto su YouTube oppure su Instagram, ma non finisce qui, perché appunto poi devo andare su quest'ultimo social e parlare del mio video e far sì che comunque ci sia attenzione, quindi creare hype per quello proprio che è il mio contenuto video. Quindi in breve, piano editoriale, idee, scrittura, preparazione tecnica, registrazione, esportazione, montaggio, immagine di copertina, caricamento e ovviamente post su Instagram. Ma non finisce qui ovviamente, c'è la parte che reputo la più bella di tutte, quella di rispondere ai vostri messaggi oppure ai vostri commenti, che mi rende felicissimo perché sono sempre commenti che riescono a rendermi più che felice. Tirando le somme tra video, post, reel, stories, TikTok e shorts, arrivo all'incirca a creare più di 400 contenuti al mese e ovviamente questo tutto da solo. Dietro tutto questo sforzo però ci sono due mission. La prima è quella morale, poiché cerco di dare più valore possibile a chi mi segue e spero che sia così, perché vi giuro, è il mio obiettivo da più di 3 anni, e infatti da 3 anni che cerco di aiutare più persone possibile con la crescita personale. E onestamente c'è anche una mission economica, perché vorrei arrivare a raggiungere un'entrata economica grazie ai miei contenuti su YouTube. Vorrei proprio creare un asset, cioè un'entrata, chiamiamola anche semipassiva, poiché anche i video già realizzati macinano visualizzazioni e quindi possono portare ad una monetizzazione. Monetizzazione che su YouTube si raggiunge avendo 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione totale. Per ora siamo a 470 iscritti e di questo vi ringrazio tantissimo, e qualora tu non sei già iscritto, ti ovviamente esorto a farlo, poiché appunto siamo davvero vicini al traguardo dei 500 iscritti, quindi la metà di quello che dovremmo raggiungere per iniziare a monetizzare. E poi invece sono all'incirca 600, mi sembra 50 ore di visualizzazione totale, quindi su quella sono un pochino indietro. E tu ovviamente puoi aiutarmi in questo progetto con poche semplici azioni: lasciare un like a questo video ed iscriverti al canale proprio per supportarmi e aiutarmi anche con l'algoritmo di YouTube. Se proprio vuoi essere il migliore iscritto di questo canale, puoi condividere questo video anche solo ad una persona che conosci, sperando ovviamente che i contenuti possano essere di suo gradimento, per far sì che, ovviamente, qualora poi dovesse iscriversi, di arrivare più velocemente ai 500 iscritti, dato che l'obiettivo è quello di arrivarci entro la fine di novembre. Sarà un qualcosa di molto difficile, ma proviamoci.